gennaio, perché la prossima legge elettorale è fatta da un Parlamento, ma dovrà fare un Parlamento eletto dal popolo e non un tavolo per pochi. Anche la Lega spinge per elezioni subito. Gentiloni sostiene Salvini e la fotocopia di Renzi, e daremo battaglia a questa cricca. Il 17-18 dicembre saremo in 1000 piazze italiane per dire basta al governo non eletti dal popolo. Sulla stessa posizione Fratelli d'Italia, che con Giorgia Meloni ha deciso di aderire alla protesta nazionale delle 1000 piazze e chiama a raccolta tutto il centro-destra del no per il 22 gennaio a Roma, andò a un pronunciamento della Corte Costituzionale sull'Italia. Anche questo non sosterrà il governo Gentiloni, ma Forza Italia offre il suo contributo per avere al più presto una nuova legge elettorale omogenea per Camera e Senato, poi subito al voto. Sinistra Italiana non voterà la fiducia, ma i capigruppo auspicano che Gentiloni ascolti di più le istanze del Parlamento e non faccia come Renzi. Per Pippo Civati, impossibile, aver incaricato il ministro degli esteri Gentiloni significa formare un governo ombra, cioè all'ombra di Renzi, che continua a lavorare dietro le quinte. La realtà è che Renzi vuole reincarnarsi con Gentiloni, dice Sergio Rizzo al congresso della Gioventù Comunista. Ma l'alternativa non è nemmeno il Movimento 5 Stelle, che pur di smembrare tutto è disposto a votare anche con il pasticcio Italicum. E la vigilia di una direzione del PD a minoranza interna sceglie una posizione attendista, avvertendo con il senatore Fornaro che se il governo Gentiloni fosse percepito come una semplice fotocopia del governo Renzi, il Partito Democratico non solo dimostrerebbe di non aver capito il messaggio delle urne, ma si avvierebbe una dura sconfitta alle prossime elezioni. Un politico di lunga esperienza, prima vicino a Rutelli, poi a Renzi, e vediamo ora chi è Paolo Gentiloni. Politico di lungo corso, con grandi doti di mediazione, Paolo Gentiloni, discendente di una storica famiglia romana, 62 anni, nel governo Renzi ha guidato la diplomazia italiana. Ma la politica, in primo luogo quella giovanile, Gentiloni approdò negli anni 70 fra i movimenti studenteschi e con un'esperienza in quella che allora si chiama la sinistra extraparlamentare, nata nel solco della contestazione 68esca. Quindi la scelta ecologista, con Lega Ambiente, la galassia dei Verdi, è il momento in cui la strada del futuro uomo di governo si incrocia con quella di Francesco Rutelli, che infatti porterà con sé Gentiloni in Campidoglio negli anni della sua giunta comunale. Nel 2001 l'ingresso in Parlamento con la Margherita, di cui è tra i fondatori. Nel 2006 il incarico ministeriale, le comunicazioni del governo Prodi. Nel 2012 partecipa alle primarie del Partito Democratico. Solito rapporto con il premier segretario di con l'incarico alla Parlamento. Oggi inizia una nuova sfida a partire dalla scelta della squadra di governo che lo impegnerà nelle prossime ore. I nuovi ministri si preannunciano delle conferme per Di Castelli e Di Pesaro e anche molte novità, ovviamente quella del ministero degli esteri. Lasciamo libero lo stesso gente. Il consiglio dei ministri. Paolo Gentiloni dovrebbe avere sulla carta molto in comune con Renzi, almeno che sono attentato con finalità terroristiche e possesso di esplosivo. L'uomo sarebbe collegato ad ambienti anarchici bolognesi, proprio la matrice dell'attentato era emersa dalle indagini. Dalle immagini della videosorveglianza è emerso anche che l'attentato è stato compiuto da almeno 3 persone. La comunità cinese di Roma si è stretta oggi intorno al padre della ragazza morta dopo aver subito uno scippo, un grande dolore e anche la richiesta della verità. Gli occhi bassi e gonfi sono l'unica concessione al dolore del padre di Chang Yao, la studentessa travolta uccisa da un treno dopo essere stata scippata a Tor Sapienza, periferia est della capitale. Il suo strazio è così profondo e intenso che quasi non si percepisce. Ma appena prende la parola davanti alla comunità cinese radunata per ricordare. Ciao, ecco un sito dove poter fare acquisti su internet, un sito cinese che comunque è abbastanza affidabile, io credo al 100%, perché ho fatto un solo acquisto sinceramente, ma non ho avuto nessun tipo di problema, poi quindi non vi saprei dire, ma per me è un ottimo sito, anche perché i prezzi sono ottimi, specie se cercate
oggetti tecnologici come come telefoni cellulari o smartwatch. Ecco qua, nuovi arrivi. Come nuovi arrivi, ecco cosa c'è come nuovi arrivi, i prezzi sono buoni. Come vedi 48% off, in 5%, 5% di risparmio. Se andate a fare i confronti con altri siti vi ritroverete che i prezzi sono davvero dei buoni prezzi, però ovviamente dovete sapere cosa comprare, cosa scegliere. Però ecco qua, e ci sono anche un bel po' di prodotti. Vabbè, vi saluto. Per andare su questo sito basta andare, il link è questo qua, è questo che vi ho sottolineato, everyboeing.net, eccolo qua. Ok, vi saluto, buoni acquisti a tutti, ciao raga. Ciao, vi mostro come registrarsi su Facebook. Qui abbiamo un form, iscriviti, è gratis e lo sarà sempre. Inserire nome, cognome, numero di cellulare o indirizzo email, di nuovo numero di cellulare o indirizzo email, nuova password, data di nascita, uomo o donna. Facciamo un account di prova che dopo andremo a cancellare. Chiamiamo nome Luigi. Cognome ci metto prova. Indirizzo email, andiamo a mettere un indirizzo email, luigi1@libero.it. Bisognerà inserire luigi1@libero.it. No, ho sbagliato, scusate. Allora qua dobbiamo inserire, abbiamo lì indirizzo email. Allora qua dobbiamo inserire numero cellulare, indirizzo email. Ci mettiamo indirizzo email Luigi, togliamo questa grande, riscriviamolo, luigi1@libero.it. Inserisci nuovamente indirizzo luigi1@libero.it. Inseriamo una password. Io ne ho messo una di prova dopo cancella. Qui inventiamo. Però puoi mettere i dati originali. Qua di solito dovreste mettere i dati originali. Li potete mettere anche non originali, ma almeno mettete i campi giorno, questo qua il mese originale, questi qua anche in originale non fa nulla, però almeno questo e questo mettete l'originale, perché Facebook mi notifica il vostro compleanno e così non vi vedrete notifiche gli auguri di tanta gente avuto, che magari dovrete dire no, ma non è il mio compleanno. Invece anche se la data sarà sbagliata, se questo qua è il giorno del vostro compleanno, comunque anche se vi siete registrati con questa data, sarà sempre il giorno del vostro compleanno, questo giorno qua. Quindi le notifiche di compleanno saranno giuste, iscriviti. Ah, dovevamo decidere un uomo, iscriviti. Facebook lavora un po', inserisci il codice di sicurezza. E dice, vogliamo inviare il codice,
nella mail. Non ricevuto, continua. Non posso continuare se non inserisco il codice. Inviami un link oppure inviami con il codice 41. Non lo so questo numero di telefono di chi è. Non sei tu, no, non sono io. Trova il tuo account, annullo, vabbè. Serviva solo a farvi vedere, ovviamente lo stavo inventando. Comunque, in quel modo ci si registra a Facebook. Ciao.
ma poi la grandissima adesso, ma per noi abbiamo bisogno di anche del teatro di del teatro San Carlo per far entrare sul nostro padre. Single trading opportunity with Trading 212's mobile app.
trade forex, gold, oil. E quando ci vuoi? Yeah.
Super Forza Giallo. Vediamo come si è trovato. Io però io sono.